Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Nell'anno della misericordia che sia il Natale delle porte aperte. Il messaggio natalizio del vescovo diocesano Monsignor Ivo Muser è incentrato sull'invito ad aprirsi sia all'interno delle famiglie che sul posto di lavoro, sia tra compaesani che con gli extracomunitari. Sentiamo dunque il messaggio del vescovo. Celebriamo il Natale nell'anno della misericordia. Anche nella nostra diocesi abbiamo tre porte della misericordia, nel Duomo di Bressanone, nel Duomo di Bolzano e nel Santuario di Pietralba. Natale è la grande festa della porta aperta. Dio stesso entra nella storia, diventa uno di noi, si mette nei nostri panni. Si fa veramente vicino a tutti noi, con tutte le conseguenze, dal presepe fino alla morte atroce in croce. Ed è questo il mio augurio per questo Natale nell'anno della misericordia. Tante porte aperte all'interno delle nostre famiglie, delle nostre case, dei nostri matrimoni, sul posto di lavoro, tante porte aperte tra i lontani e vicini, tra i compaesani e gli extracomunitari. Buon Natale e che si aprano tante porte, porte che ci portano sempre verso l'altro, con rispetto, con speranza e anche nell'atteggiamento del perdono. Buon Natale a tutti voi. E dopo il messaggio del vescovo siamo alla cronaca. Ha destato profondo cordoglio la notizia della morte del 23enne di San Paolo d'Appiano Thomas Werth avvenuta in Sudafrica a seguito di un incidente stradale. Il giovane, dipendente della ditta Top Control di Terlano, si trovava nel continente africano per lavoro insieme all'amico e collega di Bronzolo Thomas Giovanelli, di 21 anni, che nello schianto frontale con un'altra auto che aveva azzardato un sorpasso si è fortunatamente salvato. Per il rimpatrio della salma del 23enne Thomas Werth saranno necessari tempi lunghi. Il giovane sarebbe dovuto tornare in Italia ieri per trascorrere il Natale in famiglia. L'ex funzionario dell'IPES Peter Kritzinger dovrà risarcire l'istituto per il quale lavorava con una somma pari a 100.000 euro per il danno procurato a seguito di una gestione non corretta degli appalti di manutenzione. Lo ha deciso la Corte dei Conti di Bolzano. Era il maggio del 2010 e nella sede dell'IPES in via Milano a Bolzano piombarono le forze dell'ordine per eseguire alcuni arresti tra dirigenti e funzionari infedeli accusati di aver gestito gli appalti per la manutenzione degli immobili in modo non certo trasparente e con un sistema basato sulla corruzione. Sono passati oltre 5 anni ed ora la Corte dei Conti ha emesso una sentenza di condanna a carico di uno dei personaggi di spicco dell'inchiesta, Peter Kritzinger, che in sede penale ha già patteggiato 1 anno e mezzo di reclusione per corruzione, truffa e peculato. L'ex funzionario dell'Istituto per l'edilizia sociale dell'Alto Adige, al quale veniva contestato un danno erariale ed immagine, è stato chiamato a versare un risarcimento pari a 100.000 euro, 73.000 in meno di quanto aveva chiesto il procuratore della Corte dei Conti, Robert Schulmers. Nei confronti di Kritzinger, che ha già preannunciato appello, è come noto in vigore la misura del sequestro conservativo immobiliare, nello specifico di un appartamento a titolo di garanzia, nei confronti della provincia parte lesa nel procedimento. Ancora la cronaca, con tutta probabilità è dovuto ad una manovra errata del conducente, il ribaltamento di un tir che trasportava carne, avvenuto alle 7 di stamani sulla corsia sud dell'autobrennero all'altezza dell'area di servizio IP a Campodazzo. Nel rimettersi in carreggiata, il mezzo pesante ha perso aderenza con l'asfalto e si è rovesciato su un fianco. Per fortuna l'autista ha riportato solo lievi ferite ed è comunque stato trasportato all'ospedale di Bolzano per accertamenti. Disagi al traffico con la corsia sud che è stata chiusa per consentire le operazioni di rimessa in assetto del tir effettuate dai vigili del fuoco volontari di Chiusa. Ed è andata di lusso a 4 ragazze, protagoniste di un incidente stradale avvenuto alle 2:30 di stanotte a Fielo Sciliar. Mentre percorrevano la provinciale a bordo di una Volkswagen Polo, all'altezza dell'hotel Wiggilerhof, l'auto ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata.
Buona per le quattro altoatesine che dopo una decina di metri alcuni alberi abbiano fermato il volo dell'auto, altrimenti destinata a finire in fondo al burrone. Nonostante l'impatto violento, tutte le giovani se la sono cavata con ferite leggere, riuscendo a uscire dall'abitacolo e a dare l'allarme. Sono quindi state recuperate dagli uomini del soccorso alpino di Siusi e trasportate dalle ambulanze del 118 all'ospedale di Bolzano per gli accertamenti del caso, mentre i rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. E adesso sentiamo Davide Bucci per il tradizionale aperitivo pre-natalizio dei bolzanini. Via Dottor Streiter a Bolzano, lo vedete alle mie spalle, pacificamente invasa dagli aperitivi natalizi. Abbiamo fatto un giro di interviste. Troviamo ogni anno qua e beviamo un vino, mangiamo un po'. Ci troviamo qua ogni anno a mangiare due panini, bere due bianchi e poi si va a casa con la famiglia. È stata un'annata un po' così cos'ha, insomma, questa, basterebbe trovare un attimo di tranquillità, di pace. Qua da Caretai bisogna passare, vero? Conferma. Un'occasione per farci gli auguri fuori dalla famiglia. Bravo, fuori dalla famiglia, hai detto proprio la parola giusta, fuori dalla famiglia. Ecco, vedi, non posso neanche qua bere il mio bianco, aspetta che verso. Salute e buon Natale a tutti quanti. Cosa vorrebbe trovare sotto l'albero di Natale quest'anno? Una cassettina così piena di soldi. Sarebbe comoda, no? Siamo pronti, vedo, con il classico brindisi natalizio. Questo è l'ora dell'aperitivo e siamo qua in amicizia e adesso lo beviamo. Una bella occasione per incontrarsi prima dei festeggiamenti in famiglia. Esatto, prima si fa festa, dopo si fa, diciamo, in famiglia. Prima con gli amici e poi con la famiglia. Cosa vorresti trovare sotto l'albero di Natale quest'anno? Beh, diciamo che un qualche prospettiva nuova per l'anno nuovo non sarebbe male. Veneziano, tartine, insomma il kit dell'aperitivo natalizio è completo? Sì, quasi, poi la cena stasera. Secondo me la cosa più importante è che siamo tutti insieme, soprattutto della famiglia. È da un anno che non vedo mio fratello e viene oggi per la festa, quindi sono contenta e mi basta quello. Auguri, buon Natale. Grazie. Auguri anche a voi. E basta. Devo dire qualcosa? È Natale. Siamo qui, è Natale, è bella atmosfera, ci divertiamo, beviamo, mangiamo, tutto ok. L'importante è che ci sia salute e felicità e poi va tutto bene. Auguri, buon Natale a tutti! Salute! Torniamo alla cronaca, arresto da parte degli agenti della squadra volante di Bolzano. A finire in manette una ragazza senza fissa dimora, colpita da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura dei Minori di Ancona, che verso le 16 in un negozio di via Museo aveva asportato dei capi di abbigliamento. La giovane, fermata dai poliziotti, avrebbe fornito false generalità. Portata in questura, i controlli della squadra scientifica hanno permesso di risalire alla sua vera identità e di scoprire che era responsabile di numerosi furti in tutta Italia. Nei suoi confronti dunque è scattato l'arresto ed è stata trasferita nel carcere minorile di Massa Carrara. Attenzione al rischio truffe online. L'appello viene lanciato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bolzano dopo che alcuni altoatesini sono rimasti vittima di una truffa ben congegnata da ignoti criminali che hanno clonato il sito di un'azienda polacca attiva nel campo della vendita di trattori e macchine agricole. Le vittime, solo dopo aver trasferito diverse migliaia di euro per acquistare mezzi agricoli in vendita sul sito clonato, si sono poi accorte dell'inganno. Da parte della polizia viene consigliato di fare estrema attenzione prima di effettuare pagamenti in favore di soggetti o società che promettono di vendere online beni di ogni tipo. Assistenza alle persone non autosufficienti. Quali sono le prospettive? Il consorzio sociale Auxilia ha incontrato l'assessore provinciale alla sanità Marta Stocker in occasione di un incontro che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone.
In Italia cresce l'invecchiamento della popolazione. A livello europeo siamo i primi in questa particolare classifica. Di conseguenza sono in aumento anche le famiglie che necessitano di poter contare su servizi di assistenza per un proprio familiare divenuto a causa dell'età e magari anche della malattia non più autosufficiente. Ma noi siamo, se adesso facciamo il calcolo, che abbiamo 4.200 posti circa nelle case di riposo, sono circa 12.000 le persone che hanno bisogno di qualche aiuto, logicamente sono tanti che vengono aiutati dai familiari, però comunque facendo questo calcolo possiamo dire che ci sono circa 8.000 che hanno bisogno o da parte dei familiari o da parte di qualcuno che viene dalle cooperative, che è una persona come le nostre badanti che danno questo sostegno, aiuto. In provincia di Bolzano 5 anni fa ha iniziato ad operare nel campo dell'assistenza con crescente successo il consorzio sociale Auxilia. Beh, il primo aspetto è di carattere economico, perché assumere una persona implica diventare datore di lavoro, come datore di lavoro rispettare il contratto nazionale di lavoro, selezionare la persona che sia adatta, la persona giusta. E nel caso in cui i familiari non possano essere presenti, delegare a questa persona tutto ciò che una volta le famiglie facevano quando una persona non era più in grado di andare avanti da sola, insomma. Riguardo alla tematica, il consorzio Auxilia, i vertici di AGC, Alto Adige e l'assessore provinciale Stocker hanno organizzato un incontro presso la parrocchia Tre Santi di Bolzano, alla presenza di un centinaio di persone, tra quelle che chiamiamo comunemente badanti e familiari di persone non autosufficienti. Un'occasione per presentare i risultati di un intero anno di lavoro. E come ribadito dall'assessore Stocker, in ambito sociale vi è la necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra pubblico e privato. In futuro dunque vi sarà la necessità di aumentare le sinergie, puntando ancor più sulla qualità e la regolarità dell'assistenza, assicurando le risorse necessarie al fine di erogare anche gli assegni di cura per coloro che ne hanno diritto. Tradizione, ieri sera i gruppi giovanili dei corpi volontari di Aslago, Oltrisarco e Bolzano hanno portato nella caserma del corpo permanente dei Vigili del Fuoco in Viale Druso a Bolzano la luce di Betlemme, uno simbolo di pace e speranza. Ogni capoturno in servizio lascerà bruciare la luce per il periodo natalizio e la custodirà. In questo modo ogni collaboratore del corpo permanente e della ripartizione protezione civile potrà portare a casa la luce ai suoi familiari. E ora vediamo una serie di consigli utili per scongiurare il rischio di incendi, che è particolarmente elevato durante le feste natalizie, complici corone d'avvento, alberi addobbati e naturalmente anche i botti di fine anno. Come ogni anno, l'Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell'Alto Adige e i Vigili del Fuoco Permanenti di Bolzano, in occasione delle festività natalizie, forniscono consigli per evitare di incorrere in casi di incendi. La corona d'avvento va sempre posta su una superficie non infiammabile e non raggiungibile da bimbi. Non lasciare la corona accesa senza la presenza di adulti. Sostituire le candele consumate. Più secca è la corona, attenzione, maggiore è il rischio di incendio. Per quanto riguarda l'albero di Natale, è bene ricordare che è necessario che sia sistemato su una base ben stabile e, se in casa ci sono bimbi piccoli, è anche consigliabile legare l'albero ed evitare che gli addobbi siano raggiungibili dai bambini. Si raccomanda di sistemare l'albero di Natale lontano da fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe e via dicendo. Un albero secco prende fuoco molto facilmente. Mantenere una distanza minima di 50 cm da altri oggetti infiammabili, quali tende, coperte o mobili. Le candele poste sui rami devono bruciare sempre in posizione verticale e con adeguata distanza dagli altri rami. Evitare l'utilizzo di addobbi infiammabili quali stoffa, carta o vatta o d'altro. Non lasciare mai un albero con le candele accese e incustodito. È preferibile, soprattutto con bambini in casa, non utilizzare candele per gli addobbi. Infine, per quanto riguarda l'utilizzo dei razzi e dei petardi, si raccomanda la massima attenzione, perché vanno usati solo ed esclusivamente in luoghi aperti e solo dopo aver letto attentamente le istruzioni. Non puntare mai i fuochi d'artificio verso persone, animali, finestre e mantenere una distanza di sicurezza da serbatoi di liquidi infiammabili, stalle e fienili. Adesso qualche istante per la pubblicità e poi di nuovo in studio per proseguire il telegiornale occupandoci di sport.
Lo spazio dello sport è dedicato al pattinaggio. Martedì 29 dicembre alla Würth Arena di Egna andrà in scena la terza edizione del Magic on Ice organizzato dalla Young Goose Academy. Sul ghiaccio di Egna, ospiti di spessore. Clude la serata la favola di una giovane pattinatrice. Vediamo. Quest'anno salta l'Ice Gala? Niente paura, l'alternativa per gli amanti del pattinaggio e dello spettacolo su ghiaccio non manca grazie alla Young Goose Academy che organizza la terza edizione del Magic on Ice che porterà alla Würth Arena di Egna ospiti famosi come Samuel Contesti, Nicola Della Monica, Matteo Guarise, 14° nel ranking mondiale e Daniel Grassl, fresco campione italiano di figura. Ma sono più che probabili delle sorprese, oltre al musicista Aronne che presenterà il suo ultimo EP, L'Ultimo Re. A differenza dell'Ice Gala, Magic on Ice non sarà un'esibizione di singoli o coppie. Il clou della serata, che avrà inizio alle 20.30 di martedì 29 dicembre, sarà infatti una favola raccontata sul ghiaccio da una pattinatrice di appena 5 anni che farà da collante a tutti gli altri pattinatori raccontando il suo sogno di diventare una campionessa, proprio come Caroline Kostner, che il ghiaccio della Würth Arena lo conosce bene, così come conosce bene la Young Goose Academy, una società che in pochi anni ha bruciato le tappe e che presta bene 10 atleti alla nazionale, rappresentando un club di riferimento a livello europeo grazie a un team di professionisti che si prende cura del pattinatore in pista e fuori, potendosi avvalere di tecnici di alto livello, fisioterapisti, nutrizionisti e psicologi, impegnati nella formazione degli atleti non solo in ambito agonistico, ma anche sotto il profilo del rispetto dei valori sportivi. Insomma, una garanzia anche per la grande festa sul ghiaccio di martedì prossimo. Bene, prima dei saluti, come sempre, diamo un'occhiata alle previsioni meteo. Sulle Alpi permane un campo di alta pressione, gli strati bassi dell'atmosfera diventeranno tuttavia più umidi. Per oggi è previsto tempo soleggiato anche nel pomeriggio con delle nubi basse presenti nelle valli a sud, temperature massime comprese tra 2 e 7 gradi. Per domani l'ufficio idrografico della provincia autonoma di Bolzano prevede tempo molto soleggiato con cielo sereno, salvo la presenza di qualche banco di nebbia in Val di Tures al mattino. Temperature minime tra meno 9 e meno 1 grado, massime comprese tra 3 e 8 gradi. Nei giorni successivi prevarrà ancora il sole con nubi alte che a tratti attraverseranno il cielo. Le temperature saranno particolarmente miti, soprattutto in quota. Almeno fino a fine anno non si prevedono precipitazioni. Siamo in chiusura, vi ricordo il nostro sito internet www.video33.it. Vi ricordo la prossima edizione del nostro TG Serale, prima edizione alle 19. Con questo è davvero tutto, grazie a voi tutti della cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.